L'impenetrabile rete criptata di Tor Browser è stata violata. A realizzare questa incredibile impresa, un team di forze dell'ordine di svariati paesi capitanate dalla polizia tedesca. Lo sforzo congiunto è servito a smascherare dei pericolosi criminali che operavano nel dark web. Tutto è bene ciò che finisce bene, mi direte voi. Certo, però rimane un fatto, ovvero che la rete tecnicamente più sicura al mondo è stata violata. E se questa volta a farlo è stata la polizia per aiutarci a vivere in un mondo più pulito, beh, chi lo sa se questa falla può essere utilizzata anche da persone meno civili. Ci possiamo ancora affidare ad utilizzare questa connessione internet? Beh, queste e molte altre considerazioni ovviamente dopo la sigla. Benvenuti dal vostro Andrea. Come avete sentito dall'intro, la notizia è davvero molto importante perché stiamo parlando di una rete internet tra le più sicure al mondo. Ovviamente non a livello di quelle che vengono utilizzate da hacker, cracker, Anonymous e quant'altro per fare la qualunque, però a livello, diciamo, amatoriale, hobbistico, ma anche professionale e privato, sicuramente Tor Browser risulta la soluzione migliore. Magari in associazione con una bella VPN che può essere messa anche in entrata in modo da aumentare il livello di privacy. Chiaramente la velocità non è il suo forte, però stiamo parlando di uno strumento che ci permette di accedere ad esempio al dark web, a contenuti che ovviamente in ambito normale non è possibile raggiungere. Da sempre l'intero progetto Tor poggia le sue radici sulla parola anonimato. Questo ci permette di navigare in privato, di esplorare liberamente qualsiasi posto, anche il dark web, di non essere tracciati grazie a tutti i suoi supporti di antitracciamento, ci difende contro la sorveglianza e soprattutto resiste contro il fingerprinting, ovvero quella branca di informatica che va a diffondere le nostre informazioni ogni volta ci connettiamo ad internet. Tutto questo grazie a cifratura su più livelli. L'unico lato negativo è che tutta questa tecnologia per fare ciò che si vuole liberamente, cosa assolutamente giusta e corretta, viene sfruttata anche dalla criminalità e da chi vuole fare del male agli altri. Ma allora come può la polizia smascherare i criminali che si aggirano in questa potentissima rete? Hanno forse chiesto aiuto agli sviluppatori di Tor? Assolutamente no, perché neppure loro hanno potere tale da accedere a determinati dati o informazioni, in quanto ogni click che viene eseguito passa attraverso ben 3 server diversi sparsi nel globo, server assolutamente casuali di cui nessuno conosce nessuna informazione. L'unica falla del sistema avviene quando uno di questi server viene controllato e gestito da volontari, però criminali, che infatti, oltre a regalarci la loro connessione internet e la loro corrente, utilizzano dei software per raccogliere tutte le nostre informazioni e poi rivenderle magari nel dark web stesso. Questa falla però lascia il tempo che trova, proprio perché essendo 3 i nodi da cui passano le nostre informazioni, se viene rubato il primo nodo, beh, loro sapranno soltanto qual è il nostro indirizzo IP, ma non sapranno mai che cosa saremo andati a vedere. Se viene rubato invece il terzo nodo, sapranno che sito abbiamo visitato, ma nessuno potrà mai individuare il nostro indirizzo, quindi non potranno assolutamente risalire a noi. Se invece il caso peggiore è il nodo centrale, poverini, non sapranno né chi sta controllando attraverso l'indirizzo IP né avranno idea di che cosa si andrà a vedere. Perciò il nodo centrale è veramente il nodo sfigato. Il colpo di genio della polizia è stato quello di rubare più nodi possibili e sperare per mesi e mesi che il creatore e gestore del sito di abusi passasse non solo dal nodo di uscita della polizia, ma anche dal nodo di ingresso. E grazie allo sfruttamento del timing, ovvero valutare esattamente e calcolare la distanza di tempo tra il click del primo server all'ultimo, hanno individuato il filo che li collegava e hanno portato direttamente al criminale in questione. Insomma, un lavoro non da poco che ha richiesto tantissimo sforzo, tantissimo sacrificio da parte davvero di tantissime forze dell'ordine. Il vero problema è che qualsiasi altra persona, qualsiasi malintenzionato, può potenzialmente fare la stessa cosa. Ovviamente deve
avere anche un certo budget, avere del tempo, avere tante persone che lavorano per lui, però direi che al giorno d'oggi assumere hacker anche online è abbastanza facile. Perciò sfruttare questa falla ha dato sì il via a un controllo a tappeto di determinati siti molto pericolosi, però ha anche aperto la via a una possibile minaccia informatica di livello globale. Dopo lo scandalo, la risposta da parte degli sviluppatori di Tor non tarda ad arrivare. Il team infatti rassicura gli utenti sulla privacy della rete. Nonostante alcuni utenti sono stati deanonimizzati dalla polizia, Tor Project afferma che Tor è ancora sicuro, soprattutto perché questi attacchi si sono verificati tra il 2019 e il 2021. Da allora la rete è notevolmente aumentata, rendendo ora molto più difficile effettuare attacchi di timing. Spiegano poi che negli ultimi anni è stato anche svolto un ampio lavoro per segnalare e rimuovere i relay non validi. Inoltre, gli sforzi per porre fine alla centralizzazione hanno prodotto risultati tangibili. Perciò, essendo il progetto in continua evoluzione, si spera che questi accadimenti non avvengano più. E come dice il proverbio, fatta la legge, trovato l'inganno. Perciò, per quanto mi riguarda, prima o dopo si trova sempre una falla, è solo questione di tempo. E voi cosa ne pensate? Scrivetemi sotto nei commenti se avete intenzione di continuare ad utilizzare Tor Browser o se scegliete invece di utilizzare una VPN per mascherare tutti i vostri dati. Come sempre in descrizione trovate tutti quanti i link, le fonti, ma soprattutto i codici sconto di NordVPN e di CyberGhost. Trovate il mio Instagram, trovate il mio Telegram e tutti i miei canali YouTube. L'informatica per tutti, Anaro Sensei e molto altro. Grazie per avermi seguito, come sempre se siete arrivati a questo punto siete degli eroi. Attivate le notifiche e le campanelle per non perdere tutte le nuove uscite. Vi voglio bene, vi mando un bacio e alla prossima puntata. Bye bye!